Stamattina c'è stata un'iniziativa importante della Polizia Giudiziaria, anche della Polizia Municipale, che abbiamo seguito noi direttamente per l'individuazione di reati durante gli orari di lavoro da parte dei dipendenti comunali. Questa dimostrazione del fatto che noi da un lato puntiamo sul pubblico come grandissima risorsa della nostra città, ma tolleranza zero nei confronti di chi indossa la divisa del dipendente pubblico e fa reati che ovviamente dovrà accertare la magistratura, ma da quello che mi hanno riferito si tratta di accertamenti in flagranza. Bene anche che questo sia nato attraverso una sollecitazione della libera stampa e della libera informazione. Questo è un momento storico delicato, questa è un'amministrazione che punta sulla legalità e sulla trasparenza, infatti sono molto soddisfatto che questa iniziativa sia stata seguita direttamente da altri dipendenti pubblici nostri dell'amministrazione comunale che è la Polizia Municipale. Quindi questo è molto bello secondo me, che all'interno dell'amministrazione pubblica c'è stato chi ha indagato in questi 3 mesi, ha investigato e ha accertato. Ovviamente spetterà la magistratura a individuare i profili di responsabilità, ma oggi è stata scritta una pagina di trasparenza. Io sono da un lato amareggiato, ovviamente, ma dall'altro soddisfatto, perché la dimostrazione che andremo a scovare chi fa il furbo.